Il Teramo non riesce proprio a spiccare il volo. Al Bonolis arriva un altro KO per 4-0, stavolta per mano dell'Ancona Matelica, che interrompe i sogni di continuità dei biancorossi dopo il successo di Pontedera. Senza Zsozmanovic, Piacentini va sulla fascia destra di difesa, con Pinto a completare la retroguardia, mentre a centrocampo Fiorani vince il ballottaggio con Viero. Negli ospiti è Sereni davanti a sedersi in panchina, con i Teramani, Fagioli e Moretti subito in campo e con il senno del poi decisivi. Il Teramo impiega un po' per carburare, ma il decimo a Vella è provvidenziale nell'impedire a Bernardotto di trovare il vantaggio per i biancorossi di casa. Al 21esimo l'episodio che gira subito il match. Dreca è bravo ad anticipare Rolfini, meno bravo nello schiacciare il pallone di testa in area, probabilmente nel tentativo di darlo ad Agostino. Così facendo, spinge però Moretti a tuffarsi sulla sfera e l'estremo biancorosso non può fare altro che tentare l'intervento, stendendo però l'attaccante. Dal dischetto poi è Rolfini a trasformare per il vantaggio ospite. L'1-0 fa giocare meglio l'Ancona Matelica. Al 25esimo Moretti si gira bene in area, ma trova solo il calcio d'angolo. Al 32esimo Gasperi chiama la parata centrale Agostino da calcio di punizione. Nei minuti successivi la formazione di Colavitto crea pericoli potenziali da calcio d'angolo, ma al 35esimo Malotti in ripartenza si divora il pareggio. L'esterno biancorosso apre infatti troppo il mancino e mette il pallone al lato. Prima di rientrare negli spogliatoi, Iannoni serve per la testa di Del Carro, che trova Agostino a negargli la rete. Sugli sviluppi Moretti non trova invece né compagni né porta. Guidi non rientra in campo nella ripresa perché è espulso per proteste a fine primo tempo. La frazione si apre con le proteste di Fagioli per un contatto in area con Soprano, ma il direttore di gara fa questa volta proseguire. Al 14esimo Di Renzo si infila in area e fa partire un tiro che Agostino allontana con i piedi. Il vice Cupi manda in campo Birligé al posto di Malotti, mossa che non cambierà quello che sarà però il finale del match. Al 24esimo, da un appoggio sbagliato di Rosso, Del Carro serve sulla corsa Moretti, che prima trova Agostino a neutralizzare il tiro e poi, sulla ribattuta, c'entra invece il raddoppio per l'Ancona Matelica. Il Teramo esce praticamente dal campo e l'occasione che di esterno avrà Rigoni prima della mezz'ora è solo tentativo estemporaneo. Al 31esimo Alex Fagioli chiude i conti, anche lui servito da Del Carro, a difesa del diavolo ancora una volta sorpresa. Fagioli che troverà poi la doppietta nel recupero, di nuovo su assist del suo centrocampista. Si chiude così 4-0 per i dorici con il Teramo che avrà domenica prossima l'impegno in trasferta contro la Reggiana, ultima gara del girone di andata. Mancherà Soprano, ammonito ed in diffida.